Il nostro regalo agli ascoltatori di Radio Norba, un cantante, musicista, polistrumentista, autore, scrittore e regista, protagonista di tante canzoni d'amore. Diamo il benvenuto a Federico Zampaglione, Tiro Mancino. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno ragazzi e soprattutto buon San Valentino a tutti. Ecco, ma quanto mi hai fatto soffrire con le tue canzoni, cioè Due Destini, Amore Impossibile, e proprio il cuore in un tritacarne, per me importante, mamma mia, insomma, queste canzoni d'amore veramente hanno fatto soffrire tutti. Ma dicevo all'inizio del programma, Federico, come mai secondo te, quando uno è innamorato, magari sta proprio sotto, sta male, capito, ascolta queste canzoni che lo fanno star peggio? Ma hai fatto un quadro molto sofferente. Diciamo che io poi ovviamente queste canzoni le faccio anche con uno spirito in cui celebro questi sentimenti, insomma, e li rendo potenti. Ecco diciamo che... Ma secondo te queste canzoni, ecco, appunto, nascono da tue esperienze personali oppure da cose che hai sentito, da amici, altre storie, insomma? Un po' e un po', nel senso, la maggior parte dei casi ovviamente parlo di sentimenti, di cose mie, insomma, anche, ecco, canzoni come Finché ti va, e poi in altri casi sono anche esperienze che possono arrivare dalla vita che vivi, dalle cose che senti, dalle storie. Io sono molto, ad esempio, così mi piace parlare, ascoltare anche di persone che mi raccontano i loro sentimenti, delle loro vite. Questo succede anche perché poi quando magari scrivi un film, come quest'ultimo che ho fatto, Morrison, che uscirà prossimamente, è importante riuscire poi a entrare anche nella testa, nel cuore degli altri e parlare anche un po' per loro, ecco. Quindi ti è capitato che alcuni amici ti abbiano raccontato delle storie d'amore che poi sono diventate anche delle canzoni, insomma? Assolutamente sì. Ecco, ma in questo San Valentino ovviamente la domanda è: sei innamorato? Certo, della mia Giglia, che tra l'altro è pugliese, di Mottola. Va bene, allora, insomma, hai modo di apprezzare la Puglia e lei che è una pugliese, insomma. Ma alla tua donna dedichi fiori, cioccolatini o una canzone? Cioè, è semplice, no, per te? Ma lei è golosa, quindi se arrivano i cioccolatini è sicuramente contenta. Ma noi abbiamo ascoltato poco fa Finché ti va, che è stata per 17 settimane tra i brani più programmati delle radio italiane, che parla d'amore nella vita di tutti i giorni, con la speranza che lei rimanga per sempre. Ma per sempre non lo si può pretendere, cioè alla fine è sempre un finché ti va, no? Finché ti va, beh, quella è la cosa più importante, perché poi se uno deve fare le cose controvoglia, allora a quel punto è meglio andare, però insomma si spera sempre che ogni giorno uno poi compia una scelta, cioè decida di essere lì, decida di amare una persona, di vivere un certo tipo di vita. Questa ovviamente comporta anche un impegno, e il fatto che non si debba mai dare nulla per scontato, ma questo non solo nei sentimenti, nella vita. Io quando esce un pezzo nuovo, anche se magari il mio team, le persone che ho intorno mi dicono: cavolo, è un pezzone, questo spaccherà, però io mai do per scontato che abbia successo e dico: vediamo quello che succede, perché la vita riserva molte sorprese e quindi non bisogna mai pensare di aver capito la formula. Esatto, non bisogna mai pensare sempre, perché secondo me anche la parola sempre fa un po' paura, anche in amore, no? Cioè, ti amerò per sempre, mamma mia, se te lo dicono quando non sei ancora sposato è già fa paura, secondo me. Ma e per sempre ovviamente è una cosa molto relativa, l'importante è giorno per giorno, cioè io amo la musica, guarda. Ecco, sì, questo è un bel regalo che ci fai. Giorno amo la musica, no? Ti svegli con la chitarra in mano praticamente. Sì, esatto, cioè io mi sveglio e tutti i giorni scelgo di amare questa cosa, scelgo di suonare, ma perché è una cosa che, come dire, ogni giorno rinnova anche un entusiasmo, una voglia di imparare, di scoprire, perché poi per quanto possa essere una cosa familiare quella che tu fai, come per me suonare, ma c'è sempre da imparare, c'è sempre un percorso da fare, certo. Ecco, quindi questo secondo me è un po' una regola generale della vita. Non sono una persona che appunto ama
stare così, dare per scontate le cose. Per me ogni giorno deve essere un giorno vissuto appieno, una conquista, per questo anche mi piace fare cose diverse, per mettermi in gioco e non ho paura dell'insuccesso, della sconfitta. Senti, tu in Finché ti va citi anche Lucio Dalla, che canzone ti piacerebbe reinterpretare di Lucio Dalla? Ma di Lucio Dalla ho reinterpretato molte canzoni e alcune anche proprio con lui, come ad esempio Com'è profondo il mare, ma abbiamo ricantato anche Felicità. Lucio Dalla era una miniera di d'oro, nel senso, nel suo repertorio c'era veramente di tutto, da pezzi molto romantici a pezzi visionari, a canzoni con dei ritmi stranissimi, un linguaggio innovativo, ma a volte una profondità, anche un intelletto incredibile, se pensi a una canzone, ma sono messo storto. Sì, un po' sì, adesso va meglio. Com'è profondo il mare, Lucio è stato un grande visionario, un narratore della vita su vari livelli, appunto, riusciva a intercettare il pubblico da ogni angolazione. Tu invece sei stato, diciamo, non si conosceva ancora il termine indie, ma sei stato forse uno dei primi a fare musica indie indipendente, e adesso anche la collaborazione con Gazzelle che ha portato alla creazione di Cerotti, che ascolteremo tra poco. Quindi come ti senti poi a relazionarti con questi nuovi artisti che si definiscono indie? Mi sento bene, sono per la maggior parte, tra l'altro, carissimi amici, come appunto Gazzelle che hai citato, ma anche Calcutta, Tommasone, Paradiso, Franco 126 e poi anche molti della scena hip hop, della scena rap. Per me è così, mi considero un po' il loro fratello maggiore, perché diciamo sono stato lì prima di loro, nel senso ho fatto quel percorso di andare a ricercare delle sonorità e delle cose diverse all'interno della musica. Mi sono sempre considerato un po' a metà tra il pop italiano e la musica indie, e continuo ad essere più o meno così, insomma. Ecco, allora, siccome tu hai, salutiamo la tua fidanzata che è passata nel corridoio, e quindi ovviamente l'abbiamo notata, auguri anche a lei. Sai, adesso no, che si lavora in smart working, succedono queste cose, per cui è bello. Tra l'altro si è vergognata perché era in pigiama. Insomma, stanno tutti in pigiama a casa, adesso ci guardano su Radio Norma TV, sono sicuramente in pigiama, qui fa freddo, nevica, e quindi si sta così. Come non approfittare del fatto che tu abbia la chitarra e farti magari cantare anche solo il ritornello di una canzone d'amore? Puoi scegliere tra Per me importante, Due destini e Amore impossibile. Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro. Superando quegli ostacoli, se la vita ci confonde, solo per cercare di essere migliori, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Ma con Norma non siamo mai soli. Assolutamente, grazie per questo bellissimo regalo che peraltro, ricordiamolo, fa parte anche di una colonna sonora di un film bellissimo che Le fate ignoranti di Osbeck. Stupendo. Io ho il CD della colonna sonora, perché veramente oltre alla tua canzone ci sono delle chicche meravigliose al suo interno, assolutamente. Quest'estate uscirà il tuo nuovo disco? No? Allora, il nuovo disco è previsto per dopo l'estate. C'è la possibilità che prima dell'estate, in primavera, esca il film, ma tu sai meglio di me che in questo periodo stiamo imparando a vivere un po' la giornata, cioè non possiamo più fare progetti troppo lunghi, dobbiamo tornare ai tempi in cui il lunedì si decideva per il lunedì e il martedì per il martedì. Da una parte questa cosa è drammatica, dall'altra ci sta insegnando anche
appunto a non a vivere un po' il momento, perché altrimenti finiamo a fare una vita che è tutta in funzione di sto benedetto futuro, tutta in funzione. Allora, l'inverno, l'autunno si pensa all'inverno, l'inverno alla primavera, poi alla fine il rischio è che non vivi mai al 100% quello che stai facendo. È vero, adesso è vero. La vita ci sta obbligando a dire vivi oggi e domani ci pensi. E domani chissà. Vabbè, intanto noi facciamo un progetto anche su di te, perché speriamo di averti al Battiti Live della prossima estate, quindi incrociamo le dita. Incrociamole. Assolutamente. E poi ti salutiamo con la canzone che poi è Cerotti, che fa parte della colonna sonora del film Morrison, come tu hai detto, scritto e diretto da Federico Zampaglione. Ma com'è dirigere e scrivere un film? Dunque, questo è il mio quarto film, quindi in realtà è una cosa che ormai faccio da tanto tempo, è molto impegnativo. Però ti posso dire che girare questo film in tempi appunto di pandemia, quindi anche con tutta quella tensione in più, quella paura, credo che abbia dato a tutti noi che eravamo sul set quella sensazione di squadra che deve combattere fino alla fine, che non deve mollare, e il film secondo me ha beneficiato di questo, cioè si sente un'urgenza di vivere, una vitalità che non credo che sarei riuscito a esprimere in una condizione normale. La cosa importante, ragazzi, in questo momento è non buttarsi giù, cercare di dare conforto a quelli che abbiamo vicino, che possono averne bisogno, quindi evitare quegli sfoghi, quelle lamentele eccessive, quel deprimere se stessi e comunicare agli altri questa cosa. Siamo in una fase, siamo all'ultimo giro di questa prova a cui siamo stati chiamati. Incrociamo altre generazioni sono state chiamate a vivere cose peggiori, bombardamenti, hanno visto gente morire davanti ai propri occhi. Questa cosa è durissima, però ce la possiamo fare, ce la stiamo facendo, adesso non bisogna mollare. Il traguardo lo cominciamo a vedere e bisogna avere la forza, la determinazione sia mentale che fisica per arrivare a uscire da questa cosa, ma ce la faremo. Ci dobbiamo impegnare tutti, quindi mi raccomando. Sì. Grazie Federico, noi ti ringraziamo, aspettiamo di vedere il tuo film Morrison e ascoltiamo questa che fa parte della colonna sonora, e ti salutiamo, ti ringraziamo veramente anche per il live che ci hai improvvisato. Cerotti, grazie. Ti voglio bene, ragazzi. Ciao Federico, ti aspettiamo, ciao.